Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video confronto fra tre droni, o meglio sulla qualità video di questi tre droni. Le riprese saranno in 4K 30 fps per entrambi, a parte la Nafi che oltre al 4K 30 fps avrà anche l'HDR, perché comunque è l'unico di questi droni ad avere questa funzione. I tre droni in questione sono questi. Quindi avete capito quali sono? Sono Mavic Air, Parrot Anafi e Apsan Zino. Quindi questi tre droni faranno più o meno le stesse riprese, nel senso che ci troviamo sul fiume al serio. Farò dei vari passaggi più o meno simili per tutti e tre i droni, quindi avremo un riscontro abbastanza preciso sulla qualità della fotocamera di questi tre droni e del loro gimbal di stabilizzazione, ovviamente. Quindi ragazzi, adesso senza perdere altro tempo decolliamo e poi alla fine tireremo le conclusioni sulle qualità video di questi tre, secondo me, ottimi droni, anche se con differenze abbastanza sostanziali uno dall'altro. Però le fotocamere sono per tutti e tre 4K 30 fps. Quindi adesso decolliamo con questi tre fantastici droni. Thank you.
perché ragazzi, i tre droni hanno volato, hanno fatto le loro riprese video, quindi le avete viste, tirate le conclusioni, commentate qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi di queste tre fotocamere volanti, cosa secondo voi ha di meglio una o cosa ha di meglio l'altra, o cosa non va bene in uno, cosa non va bene nell'altra. Io ho cercato di fare il video in un posto semplice come questo fiume, nel senso per avere comunque un riscontro di volo simile per tutti e tre i droni. Una cosa che mi ha fatto sudare tantissimo è stato passare sotto a quel ponte con l'Apsan Zino, perché mentre con gli altri due è stata una passeggiata di salute passarci sotto, con l'Apsan Zino no, perché comunque avendo questa cosa che un po' sale un po' scende, passando sotto veramente, avendo sotto l'acqua e sopra il cemento armato del ponte, non è stata una cosa veramente semplice, però l'ho voluto fare anche con lui perché comunque l'avevo fatta anche con gli altri due. Quindi le riprese le ho cercate di fare simili. Quindi ragazzi, questo video test di confronto fra queste tre fotocamere volanti è finito qua. Commentate quello che più vi è piaciuto, quello che meno vi è piaciuto, quello che volete. Mi raccomando, lasciate un pollice su se il video vi è piaciuto invece e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!